Cari amici del canale, oggi sabato esco con un nuovo video. Sono in Val Fiscalina a Sesto, in provincia di Bolzano, in Pusteria, e l'idea è quella di scoprire questo ambiente qui. Non ho velleità alpinistiche oggi, per cui l'idea non è quella di andare in alta quota, ma di fermarmi qui alla base della valle e provare a ritrarre qualche scorcio con la mia macchina fotografica. Cercherò di essere molto selettivo. Oggi ho portato il 50 mm e il 70-200 2.8 in modo tale da andare a immortalare alcuni frame ben definiti. Seguitemi fino alla fine perché credo che questo video sarà interessante, e iscrivetevi al canale se il trekking, la natura, le escursioni fotografiche e l'arte vi possono interessare. Qui abbiamo San Candido, Versiacco, Sesto, Moso, e questa è la Val Fiscalina dove mi trovo adesso. L'idea della gita di oggi è quella di fare una passeggiata e vedere un po' quello che riusciamo a fotografare. Un bentornati agli iscritti al canale, e per chi non mi conosce sono Andrea Costa e ho la passione per il trekking, la montagna, la pittura e la fotografia. Laggiù abbiamo Moso e Sesto, e guardate che prati meravigliosi. Qui c'è il rumore delle mucche che con i campanacci si fanno riconoscere, e davanti a noi abbiamo delle montagne meravigliose. Guardate, l'ingresso alla valle è un ingresso adatto a tutti, molto semplice, leggerissima salita ma nulla di che, e da un punto di vista di vegetazione c'è la presenza costante di larici. Ora siamo nella fine del mese di settembre, credo che fra una decina di giorni tutti questi larici si tingeranno di un giallo molto vivace e renderanno l'ambiente ancora diverso rispetto a quello attuale. Qui ci sono ben 4 mucche al pascolo che si stanno cibando di questa erba bella verde e bella rigogliosa, guardate. Ora faccio una fotografia alle mucche e la metterò alla fine del video assieme a tutte le altre fotografie realizzate oggi. Se andate nel mio sito andreacostagallery.com troverete tutti i video che ho realizzato sul canale YouTube e tutte le fotografie di ogni escursione fotografica in alta definizione. Guardate che bella che è la luce in questa porzione di paesaggio. Abbiamo il larice in primo piano che crea e dona profondità all'immagine, e dietro tutto il prato con questi giochi di chiaroscuro dettati dalle ombre che gli alberi fanno perché sono esattamente controluce. Latte, formaggio, yogurt, che le cornie, guardate, sono delle mucche veramente molto belle.
Abbiamo anche qui questo larice che va un po' ad incorniciare la scena con le mucche nel secondo piano. Anche qui farò una fotografia. Guardate questi prati, meravigliosi veramente. Baite, tanti larici e la roccia dolomitica sullo sfondo. Il larice è una pianta che per sua natura perde gli aghi durante l'autunno e durante l'inverno. Però prima di perderli, questi aghi da verdi diventano gialli. Rispetto all'abete, che mantiene tutto l'anno gli aghi dello stesso colore, in buona sostanza, e non li perde mai, se non per il naturale riciclo chiaramente della loro vita, però il larice li perde proprio e crea delle suggestioni incredibili, perché lo stesso bosco in estate è rigoglioso, è verde, primavera e estate ha un verde molto acceso, per diventare con dei colori dalle tonalità molto più calde durante il periodo autunnale e trasformarsi infine durante il periodo invernale in una pianta priva proprio dei suoi aghi. E quindi vediamo l'arbusto principale, il tronco con i rami che però sono spogli. Caratteristica tipica dei larici. Ma guardate qui, non posso non fermarmi a fare una fotografia. Abbiamo questo prato che fino a pochi metri fa era ricco di verde, che viene popolato da questi fiori meravigliosi, bianchi, accecanti, che creano un bellissimo effetto velo proprio nella superficie del prato stesso. Guardate. Beh, cari amici, questa sì che si può definire vita stressante. Guardate un po'. Che posso dire? La fotografia la adoro. Sono anni che mi cimento in questa bellissima espressione artistica e quello che posso dire è che la fotografia mi ha insegnato ad osservare, osservare in modo molto attento anche il più piccolo particolare, cosa che poi si trasferisce anche nella vita quotidiana. Perché anche il più piccolo particolare? Perché con una fotografia, ad esempio macro, utilizzando degli obiettivi appositi, quelli che vanno ad ingrandire le cose piccoline, riusciamo a scoprire dei microcosmi che viceversa potrebbero così fuggire a chi non è un attento osservatore. Minimo particolare che ti apre degli scenari, delle vedute assolutamente eccezionali. Il piccolo particolare ti dà proprio la possibilità di approfondire, scoprire e visitare mondi nuovi. Nelle mie escursioni non mi limito mai solo alla fotografia di paesaggio, ma entro sempre nel dettaglio, in modo tale da portare anche in me un domani, un ricordo indelebile dell'uscita che ho fatto. Ecco il motivo per il quale ho deciso di aprire questo canale su YouTube e di inserire nel mio sito internet tutte le gite che faccio e le cose che mi succedono. Perché, come ho già detto in altri video, la vita è fatta di puntini. Se ogni puntino è vissuto bene, abbiamo la possibilità di crearci da noi una vita straordinaria. Guardate che scorcio, pazzesco. Qui abbiamo un gioco di luci e di ombre mozzafiato. In quella direzione abbiamo la Val Fiscalina, quella che stiamo percorrendo adesso,
Si può raggiungere il rifugio Comici, scollinando si arriva al Carducci sulla sinistra, mentre dal Comici andando sulla destra si raggiunge il rifugio Pian di Cengia e poi tutta la piana che arriva verso le Tre Cime di Lavaredo con il rifugio Auronzo, Lavaredo e Locatelli. In questo momento ci sono circa 12 gradi, c'è il sole, si sta benissimo. Questa mattina quando sono partito c'erano 4 gradi a casa mia. Però devo dire che le condizioni sia meteo che di temperatura sono ottimali per fare un bel trekking in montagna. Guardate che bello questo particolare. C'è questo tronco tagliato con un abete piccolissimo che sta crescendo sulla sua sommità e una serie di funghi che popolano la base del tronco. Guardate, molto particolare. Adesso anche a questa meraviglia della natura proverò a fare una fotografia. Le condizioni di luce non sono le migliori, quindi forse si presterebbe più per una fotografia in bianco e nero, perché le ombre sono molto nette e dure. Però insomma, provo, vediamo e eventualmente mettete nei commenti quello che pensate delle fotografie che ho inserito nel video. Sono curioso di avere un feedback da parte vostra. Ci sono un sacco di situazioni come quella che vedete qui in questo momento. Sono molto rotonde, confortevoli, danno la possibilità al visitatore di effettuare delle soste mangiando magari un ottimo panino come farò io adesso in un contesto che è questo. Poi ad ognuno commentare la bellezza di questo luogo. Guardate, io personalmente mi fermo e un panino me lo mangio. Cosa si può voler di più dalla vita? Una Nikon D750 per fare delle belle fotografie, un ottimo tè caldo e un panino con la mortadella. Top! Ora mi trovo a 1548 metri sul livello del mare. Ed eccoci qui. Questa è un'altra cartina che ho trovato lungo il percorso. Sono partito da qua, dall'inizio della Val Fiscalina, ho fatto tutto questo itinerario e adesso mi trovo al rifugio Fondovalle, 1548 metri. Continuando sulla destra si arriva alle Tre Cime di Lavaredo, mentre se si va verso sinistra si arriva al rifugio Comici, alla Forcella Giralba che vi citavo prima, e poi dietro c'è tutta la zona di Auronzo di Cadore. Guardate che carino questo piccolo stagno, come è stato ricreato in questo habitat naturale, con allo sfondo una ricovero, una piccola baitina dove viene riposto il fieno e dove possono vivere alcuni animali. Percorrendo questo percorso arriviamo al rifugio Locatelli, al Comici, mentre tornando indietro Sesto e l'inizio della Val Fiscalina. Ora mi addentro un po' e vediamo dove si arriva. Anche la gita di oggi mi sta piacendo molto, soprattutto per le condizioni meteo, si sta veramente molto molto bene. Il paesaggio è incredibile e ci sono diverse occasioni fotografiche. Certo, l'orario forse non è quello migliore per fare le fotografie, però siccome posso in questo momento approfitto di scattare qualche immagine. Ecco, con questo cartello riusciamo a capire bene dove mi trovo. In questo momento sono alla biforcazione, qua così, dove c'è il sentiero che si apre e verso destra si arriva al rifugio Locatelli, che è il rifugio che guarda verso le Tre Cime di Lavaredo. Più sulla sinistra abbiamo il rifugio Pian di Cengia, più a sinistra ancora abbiamo il Comici e dietro il Carducci. Sono dei luoghi meravigliosi che conosciuti in tutto il mondo. Guardate che imponente che è questa montagna. Sono sotto ad una parete di roccia, guardate, spettacolare. Il sentiero è molto bello e sto andando verso il rifugio Locatelli. Guardate che bei prati che ci sono anche lì in lontananza. Ci sono dei pascoli fenomenali. Ecco, da qui non so se con il video si riesce a percepire, ma si vede perfettamente quella striscia lì più chiara. È stata creata dalla polvere causata da un distaccamento, si è staccato un pezzo di montagna qualche anno fa
e scendendo ha depositato tutta la polvere che ha creato sopra quella roccia che è molto più scura. Non so se si riesce a percepire dal video perché a occhio nudo è ben distinguibile il colore della parte vecchia rispetto alla parte che è franata. Dopodiché tutta la roccia è arrivata qui e ha riempito questo fondovalle. Come vedete, lì non c'è vegetazione perché è stata tutta spazzata da quella frana. Non ricordo esattamente in che anno si è verificato quel distacco, ma so che ne avevano parlato un po' su tutti i telegiornali. Diciamo che le Dolomiti, si sa, sono soggette a questi distacchi. Qui c'è un silenzio incredibile. Si sente solo qualche uccellino che cinguetta qua e là, ma non c'è una mosca che vola. Proprio silenzio totale. Ebbene sì, cari amici del canale, anche per oggi questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto, se è così mettete un like e valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale. Nel mio sito internet andreacostagallery.com ci sono tutte le fotografie e le descrizioni dei trekking che effettuo e le fotografie sono tutte in alta definizione. Se volete contattarmi potete mettere un commento sotto al video sul canale YouTube oppure direttamente su Instagram come andreacostagallery.com. Ora vi saluto e ci vediamo al prossimo sabato. Come sapete i miei video escono tutti i sabati alle ore 18. Ciao a tutti e buona giornata. We'll be right back.